L'amore di una coppia dura di più se condividono stessi valori e stessi ideali. Ebbene, l'amore che può esserci all'interno di una coppia se è chiamato in tale modo, quindi in tale maniera, quindi con la A maiuscola, detto in maniera, diciamo così, molto semplice, può persistere, perdurare e quindi avere la possibilità di durare tanto tempo se condivide all'interno della coppia stessa i medesimi valori e i medesimi ideali. Perché ti starai giustamente chiedendo? Questa è una domanda retorica. Che significa domanda retorica? Domanda di cui già si conosce la risposta, perché è una domanda che contiene in maniera congenita la relativa risposta. Ed è molto semplice. Infatti, se una coppia che vive l'amore come Cristo comanda ha gli stessi ideali ed anche gli stessi valori, riuscirà a trovare sempre un compromesso giusto, quindi adeguato all'interno della stessa. E soprattutto ci saranno profondi convincimenti che all'interno della coppia andranno a radicalizzarsi in maniera profonda, totale, efficace e soprattutto garantita. L'amore esiste. Io ne sono convinto che l'amore esiste anche se al giorno d'oggi l'amore viene visto come arma per, diciamo così, stare con un'altra persona. Viene considerato come l'alibi perfetto per far sì che le persone rimangano, tra virgolette, unite insieme, ma dietro non c'è il sentimento in questione, ma c'è semplicemente l'interesse o gli interessi che ci sono alla base, oppure che si vengono a creare, diciamo così, in maniera del tutto immediata. Infatti, ricordo a tutti, ricordo quindi anche a te che mi stai guardando e ascoltando oggi, 26 maggio 2018, che già prima che un, tra virgolette, amore venga stipulato, venga a crearsi, parlando di amore di interesse e non amore reale, concreto e fatto con il sentimento in questione, ci si chiede se quella persona, per esempio, lavora oppure no. Quindi non è amore quello, quello è semplice interesse, travestito però dalla parola amore. Quindi amore uguale interesse, interesse uguale amore. Ma quello, ripeto nuovamente, che non può e non deve essere considerato, o meglio etichettato, come il sentimento profondo di cui bisogna godere, di cui bisogna, diciamo così, beneficiarne, detto in maniera molto pulita. Io non sono quello che dice le cose come stanno in maniera utopica, ma io dico le cose come stanno, seguendo quello che è il mio parere, quella che è la mia opinione e seguendo il mio istinto che si trova ubicato nel mio cervello. E dico, dobbiamo renderci conto che l'amore può essere visto al giorno d'oggi non come il sentimento profondo, ma come interesse mero e proprio. Detto ciò, l'amore può esserci, può permanere, può restare bene se vengono condivisi stessi ideali e stessi valori, perché si troverà sempre un compromesso e soprattutto grazie al fatto che ci sono i medesimi valori e i medesimi ideali, la coppia non scoppierà perché ci sarà sempre quell'ideale che farà accomunare la coppia, come anche quell'ideale che renderà di fatto
quanto la coppia compenetrata e soprattutto legata e non slegata. Ecco, io penso di aver detto tutto in questo video di oggi, già sono passati 5 minuti e 15 secondi circa di tempo per dire, per ribadire il concetto secondo cui è bello, è importante parlare di amore, ma è altrettanto bello e utile sapere che l'amore può durare all'interno di una coppia più a lungo solo se condividono gli stessi ideali e gli stessi valori, che possono essere entrambi sia di natura etica che anche però di natura comportamentale, perché si arriverà sempre ad una svolta nelle azioni che verranno poste in essere. Ecco, spero di aver detto tutto in questo video di oggi, 26 maggio 2018, al fine di illuminare quelle che sono le menti di noi esseri umani. Grazie ancora di vivissimo cuore per la visione, per l'ascolto, un saluto e al prossimo video.